Adesso noi dobbiamo fare una cosa nella quale voi purtroppo, vostro malgrado, sarete coinvolti, perché ci dobbiamo collegare con lei che tutti i programmi televisivi vorrebbero. Lei è la vera diva della televisione italiana di questo momento, e direttamente da Vieste, Antonella Elia. Antonella! Ma Madonna, pensavo guardala. Truce come idea. Guardala! Girls, amori miei, io sono volata qui per voi su un trabucco, un antichissimo sistema di pesca. Avevo molti invitati, ma essendo un po' datato, ho ridotto il cast, se no sprofondavamo negli abissi. E sono qui con Pietro, che come al solito si fa gli affaracci suoi, è distratto. Pietro, amore, tu non sei venuto qui per mangiare, te lo devi ricordare questa cosa. Fai brutta figura. E basta un po'. Scusate. Podolico è buonissimo, mi ricorda quello della Sila. Ma chi se ne frega, scusate. Adesso io vorrei presentare le nostre ospiti, certo. Queste belle signore che si chiamano le comare contente. Io sono Anna Maria. E che età c'ha? C'ho 76 anni. Brava. Ah. Io sono Maria e faccio parte della comare contente. Brava, bene, oh scusa, c'ha 69 anni. Il mio numero perfetto. Ma chi se ne frega? Dai. E c'ho 90 anni. 90 anni la signora mia. Io sono Dolores, ho 64 anni. Che meraviglia, ste signore sono troppo simpatiche, si divertono, fanno divertire, mangiano, bevono, ballano. E viva la vita! Buone viva la vita! Silenzio, a proposito, io ora vorrei farvi vedere le bellezze di questo luogo magico, incantato, pieno di leggende. Buone. Signore e signori, ecco a voi il filmatino. Brava, brava Antonella! Brava. E intanto Pietro. Migliore per godere di queste vie è proprio fare una passeggiata nei vicoli e partendo dalla Porta d'Adalte, che è la via di accesso principale alle mura della città. Antonella, Porta d'Adalte, intiende? Intiendo. E non guardare così. A Porta d'Adalte, storicamente la più antica via d'accesso a questa bellissima città. Proseguiamo. E proseguiamo. Gaetano, come mai ci sono tutti questi archetti? Ogni arco è sempre in prossimità di un balcone o di una finestra. Serviva per fuggire dal nemico se si era inseguiti, oppure in caso di adulterio per la scappatella notturna. Non so se ci avete fatto caso, poi ognuno è sempre in prossimità di una finestra o comunque di un balcone. Sì. È perché serviva per scappare dal nemico in caso di invasione, oppure per l'adulterio per scappare da una casetta all'altra per le scappatelle notturne. No, scusami Gaetano, questa cosa dell'adulterio è interessante. Sei sempre il solito. Ma è cultura Antonella, cultura questa. Questa è una nota dolorosa viestana. Qui furono decapitati tanti viestani nel 1554 quando i turchi invasero Vieste. Pietro, ti ricordi tutti quei teschi che abbiamo visto nella cattedrale di Otranto? Mai stati ad Otranto, iettense. Ah, non eri tu? No, qualche altro fidanzato. Gaetano, ma questa è l'isola di Santa Eufemia.
detta anche l'isola di Noè. C'è una leggenda che racconta che Noè, dopo il diluvio universale, si è approdato proprio qui, rapito dalla bellezza del nostro territorio, ha voluto comunque mettere radici. Morta la moglie Sara, l'ha voluta seppellire proprio su questa isola qui, su quella del Faro. Mamma mia, che storia romantica, Gaetano, come l'hai enunciata bene. Vero, Pietro? Ah! Antonella? 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 Ecco. Yuhu! Yuhu! Ho visto che anche a Gaff quest'anno non ci fai mancare niente, ma come l'anno scorso non hai salutato neanche uno dei nostri ospiti in studio. Dai, Anto! Veramente. Che distrazione! Saluto, saluto tutti gli eminenti ospiti del bellissimo film di Federico Moccia e dico a Federico dammi una parte pure a me e a questo pover'uomo. Qual è il titolo, Antonella, del film? Il titolo? Il titolo lo so perfettamente. Comando io, oggi comando io. Mamma, qui comando io, neanche il titolo, niente. Mamma. Vai avanti, mamma, con queste, vai, niente. Vai, allora, ragazzi, avete visto che poesia, che mare, vero, che sole? Avete visto quanto c'è amore ovunque in questo territorio? Sì. È proprio una sensazione che ti riempie il cuore, l'amore. Sì, è vero. E sì, per esempio, le mie belle comare... Ah, il tacco! Le mie belle comare hanno da raccontare delle le loro storie d'amore. Per esempio, questa bella signorona, super dotata, ma lei... Da quanti anni è super sposata? Dotata di cosa? Ma che cosa? In che senso? Stellona. E sono contenta. Va bene. È zitellona ed è contenta, tradotto. Pietro, avevo capito benissimo. Scusa, devi tradurre, tradotto Pietro, meno male, che mentre continua a mangiare ha detto sono zitella e sono contenta, ah, giusto? Ecco. Perfetto, brava signora. E invece ma questa bella meglio signora qua, ma perché non sto bene così? No. Oh, scusate, non è serio, avete ragione. Ecco, sulla paposcia. Oddio, pure la paposcia sotto al come sedere. La mangio adesso? Come la mangio? Me l'ero messa lì da parte. Signora bella, dica la verità, la passione fra lei e suo marito è sempre vivissima come all'inizio, giusto? È stata sempre bellissima e bella e siamo sempre tanto contenti. Scusate. Però... non mi togliere! Ecco qua! Togliere il microfono! Però è morto, però il marito! È morto, marito! È vedova! È morto, marito! Che disastro! Antonella! Mi dispiace, è una tragedia, io non so come uscirne! Vabbè, ma... Scusatemi tutti! Scusate, no! Ispirato da questo, da tutto questo amore, voglio dire una cosa importante anch'io. Paola, Simona, sì, ospiti studio, comari, aiutatemi, supportatemi in questo momento così delicato, perché se non lo faccio adesso non lo faccio più. Che cosa? Oddio. Cosa devi fare, Pietro? Oddio. No, vabbè, tu sei pazzo. Sei qualcosa? No! No! Antonella. Che? Amore Pietro mio. In questo posto unico, magico, dove il vento porta con sé il profumo dell'origano, della salsedine e dell'amore. No, è una cosa seria, Antonella. Antonella, sì, seria, sta facendo una cosa straordinaria e noi non sapevamo niente. Sono commossa. Antonella, erano giorni che volevo dirti questa cosa e adesso finalmente ho trovato il coraggio. Con la speranza nel cuore voglio chiederti una cosa. Mi prepari una bella bruschetta stasera? Con lo spicchio d'aglio strofinato, un filo d'olio e il pomodoro del luogo.
Pietro, vergognati, mi hai preso in giro. Io pur di fare ascolto avrei anche detto di sì, girls, lo sapete. Solo per fare ascolto, ovviamente. Invece sì. Mi hai preso in giro e sti cavoli, ti dirò per sempre di no. Hai ragione, Antonella. Hai ragione, Antonella. Mi hai preso in giro. Ma era una piccola bulla. Comunque, Pietro, Pietro, scusami una cosa. Sì. Diciamo che l'hai scampata bella. Antonella, digli sempre di no, guarda, veramente. Team Antonella. Sì, sì, adesso la giustificazione. Evviva Antonella. Non arriverò mai il sì. Comunque. Questa è la terza proposta. Questa non, anzi, non la possiamo definire una proposta. Non gliene frega niente a nessuno. Pietro, adesso non è una proposta. Non è una proposta, Pietro, mi dispiace. Ci hai preso in giro. Ma come va? No, però scusate, scusa Antonella, vogliamo dire che è vero che Pietro continua a chiederti di sposarti e tu dici di no? Quindi forse... La fedina era sottile, non era di marca. La seconda mi ha richiesto la fede, non dico nome. Di chi, che mi è costato un occhio della testa. E ti ha detto di no. Dice di sì, però poi non quagliamo. Vabbè, però, vediamo, ragazzi, andando avanti con citofonare che cosa accadrà. Vediamo. Speriamo. Adesso vi manderò un filmato poetico che parla d'amore, di passione, di sirene. Una leggenda bellissima dove io e Pietro abbiamo recitato la parte di due veri innamorati. Siamo finti innamorati. Pietro, tu non puoi rovinarmi le battute, però. Ma io ti aspetterò, forse anche per cent'anni aspetterò, forse anche per cent'anni aspetterò. Ma che bella coppia, ma madame. Grazie. Grazie, anche a te. Pietro, perdona. Ma ci mancherebbe, sono abituato. Caro Francesco, sì. Me lo dica subito, perché Vieste è la città dell'amore? In questo posto c'è una leggenda bellissima, più antica dei promessi sposi, più antica dei due innamorati di Verona, era la leggenda di Cristalda e Pizzumondo. Pizzumunno e Cristalda erano due giovani ragazzi che amavano passeggiare mano nella mano lungo la spiaggia di Vieste. Entrambi bellissimi e il loro amore era così bello e intenso da suscitare le gelosie delle sirene che abitavano l'azzurro mare di Vieste. Erano gelose di quel ragazzo così bello e così devoto al suo giovane amore, un amore che loro non avevano mai vissuto. Provarono a sedurlo. Tentarono in ogni modo il giovane Pizzumunno. Ma lui, innamorato della sua Cristalda, rifiutò qualsiasi avance e rimase fedele alla sua dolce amata. Accecate da tale gelosia, decisero che non avrebbero più permesso a quei due innocenti ragazzi di passeggiare felici davanti ai loro occhi. Fu così che durante una luminosa giornata rapirono Cristalda. E con un malvagio incantesimo trasformarono Pizzumunno in pietra. Non ci fu giorno che la giovane Cristalda, trasformata a sua volta in sirena, non piangesse per il suo amore perduto. Cristalda! Antonella, Antonella, Pietro, c'è Simone Montedoro che vuole dirvi, ma quello magna sempre. No, basta, Pietro, fermatevi, fermatevi. No, ma sono rimasto malissimo, era un momento felliniano di dichiarazione del... Era bellissimo, sembrava un film di Fellini. Sì. Con questa tavola, davvero. Le signore dietro, era bellissimo. E poi è arrivata Cristalda. ci avevo creduto, sono rimasto malissimo. Sembrava veramente un film di Fellini. Ma sicuramente nei collegamenti delle prossime settimane Pietro ci riproverà. Nel mare della sirena. Della sirena, era tutto bellissimo. Ragazzi, adesso aspettiamo. Vediamo. Aspettiamo. Di tempo. Grazie, ciao, ragazzi, ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ciao, grazie. Ciao. Ma adesso c'è un momento top. Ciao, amate! Lasciamo solo per un secondo perché...